Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 11, e dice: Gesù disse: Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse. E ancora, sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 68, Pietro disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. L'importante: seguire Gesù. Oggi so quanto è buono e che bene duraturo è seguire Gesù. Quel Gesù che conosco e che amo l'ho incontrato all'età di 17 anni, ma il suo impatto nella mia vita è molto più importante oggi che nel giorno in cui mi sono affidato a Lui. Sono andato a Lui quando non sapevo a chi rivolgermi e poi sono rimasto vicino a Lui perché mi ha colmato di sicurezza e di pace. Mi sono rivolto a Lui nell'attesa di quello che non avevo e rimango al suo fianco perché possiedo in Lui un tesoro da cui non mi separerò mai. Mi sono rivolto a Lui da straniero, ma ora vivo con Lui la più ricca e profonda delle relazioni. Mi sono rivolto a Lui quando ero incerto quanto al mio avvenire, ed ora continuo a camminare in Sua compagnia, sicuro del mio destino. Firmato Ravi Zacharias. Voi che state ascoltando, potete incominciare a seguire Gesù anche se siete in affanno e avete il vuoto nel cuore. Gesù desidera accogliervi così come siete e guidarvi lungo una via che sale. A volte è con molto timore che si fa il primo passo della fede. Gesù accetta anche che si abbiano dei dubbi, purché ci si decida a seguirlo. Allora ci si attacca alla sua persona, al suo messaggio e alle sue opere che sono meravigliose, dice l'autore del Salmo 139. Il passo successivo è decisivo. È la fede personale che a questo punto si aggrappa alla sua opera redentrice, al valore del suo sacrificio. È come il sorgere del sole, a poco la luce cresce e illumina tutto. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi capitolo 4, versetto 18. Che il Signore ci benedica.